Ciao ragazze, allora nuovo piccolo video per mostrarvi gli acquisti fatti da Tigotà con tanto di sacchetto bucato e acquisti Universo Bimbo che sta là dietro. Però adesso vi mostro tutto, so che adorate questi tipi di acquisti con carta igienica caduta e quindi ho pensato di farvi contente come sempre. Allora, carta igienica, questa qua è costata veramente poco. Purtroppo non so se riuscirò a reperire ora lo scontrino, quindi cercherò di ricordarmi i prezzi. Questa carta qua, tra l'altro, mi sembravano dei bei rotoloni, belli cicciotti. Solitamente, infatti, quando vedo il prezzo basso, controllo e i rotoli sono veramente smilzi e sottilissimi con carta due veli, cioè proprio poco poco. Adesso non so questa qui quanti veli abbia. Non lo dice. Ah, aspettate qua, due veli, ok, due veli, però ce n'è abbastanza. Invece solitamente due veli anche molto piccolini, cioè tipo così. Mi pare sui 2 euro questa qua neanche, quindi proprio in offerta, 1,79 euro, una cosa del genere. Poi sempre da Tigotà, vabbè, ho preso questi, mi servono tutti i mesi. Sono i miei preferiti, tra l'altro, quindi ci tengo a dirvelo, per me sono i migliori, non lo so, mi trovo molto bene con questi qua. Poi ho preso una nuova spugnetta per Federico per quando si fa la doccia, la sua non ne poteva più e gliel'ho presa nuova. Ogni tanto cerco sempre di cambiare le spugne, magari sulla mia. Insomma, tiro avanti anche perché ho una spugna di quelle fatte tipo rete, quindi riesco a pulirla un pochettino meglio rispetto a queste che dentro poi accumulano più sporco, quindi preferisco cambiarle più spesso. E questa qua mi pare 99 centesimi. Poi, vabbè, qui c'è il volantino che ci ha messo la ragazza, che poi mi guarderò. Poi ho preso questi detersivi per i pavimenti, mi sono piaciuti subito tantissimo perché profumano di Marsiglia e di muschio bianco. Hanno anche l'antibatterico ed è molto difficile, o almeno sto facendo molta fatica a trovare dei detersivi per pavimenti che abbiano anche un buon profumo, ma che allo stesso tempo siano anche antibatterici o comunque disinfettanti, perché avendo comunque un animale in casa preferisco che siano disinfettanti. E appunto questo qua sa di talco, anche se in realtà c'è scritto muschio bianco e Marsiglia, ma mi ricorda il borotalco, non lo so, è molto molto buono e costava pochissimo. Mi pare 89 centesimo, comunque intorno all'euro. E anche questo qui. Ne ho presi due perché mi è piaciuto da morire il fatto che la profumazione era super e aveva anche l'antibatterico. Poi ho preso il mio deodorante preferito per eccellenza, il Nivea Fresh Natural 0%, perché sono allergica all'alluminio e quindi se c'è questo ingrediente nei deodoranti, soprattutto gli spray, mi fanno venire tutta l'ascella rossa proprio come color carne viva, cioè una cosa inquietante. E mi viene proprio una sorta di intolleranza, di allergie, quindi con questo so che vada sul sicuro e ha un'ottima profumazione. Io adoro i profumi Nivea, quindi a cavallo proprio. Questo qua è carino anche perché, a differenza degli altri, facendolo scorrere, no, lo puoi chiudere, quindi ce la sicura, no? Anche da portare in borsa, eccetera. Poi, sempre parlando di deodoranti, Riccardo si è preso questo qui, sempre Nivea, perché stavano tutti in offerta, mi pare 1,99. Solitamente contate che costa sui 2,80 euro più o meno. E questo qui, la Nivea Men, il Deep Black Carbon Dry e Clean Feel 48 ore. Insomma, è un super deodorante da uomo, quindi. Per lui che comunque fa un lavoro abbastanza fisico, cammina molto, quindi ottimo provare questo. Anche prima lui utilizzava questo qui, però forse questo è un po' più delicato e non gli dura come gli durerebbe questo, che ha un odore più intenso, più anche da uomo. Poi, come non prendere il mio amato
Il mio amato Rio Melaceto, metti a fuoco, che è successo, ok? Rio Melaceto, ormai lo sapete, io lo stramo, ho provato anche a cambiarlo con un fabuloso e un altro ancora che non vi ho fatto vedere, ma niente da fare, mi sono innamorata di questo qui. Non posso dire la stessa cosa per i pavimenti, nel senso che quello per pavimenti non mi dà soddisfazione, preferisco queste profumazioni più candide, più tendenti al muschio bianco, talco, queste cose qua, o comunque profumazioni che mi fanno sentire che la casa è pulita. Invece con questo mi trovo molto bene perché sgrassa da Dio, cioè basta una spruzzata sul gas che mi viene via il grasso come nulla fosse. Però su quello per pavimenti non lo prendo più a meno che trovo qualche offerta, però non mi fa impazzire. Quindi vada per questo qua. Poi mi hanno regalato in cassa questo campioncino. Non ho neanche ancora guardato cos'è. Comunque Revita Lift filler più acido ialuronico, ampolle rimpolpanti, trattamento intensivo 7 giorni. Quindi boh, lo proverò. Me l'hanno regalato in cassa insieme anche a un'altra roba che non mi ricordo cos'era. Poi dentifricio, c'era questo qua in offerta del Benefit Fluoro in formato convenienza. Due dentifrici da 75, questo mi pare 1 euro. Eccolo lo scontrino. Dopo vi dico bene i prezzi allora. Poi, ecco, questo qui ce l'hanno regalato. Della Johnson & Johnson, l'avevo giusto finito, quindi perfetto. Il filo interdentale Rich Dental Floss, così ce l'ho. Poi ho preso questo svelto per i piatti che stavo finendo. Io prima avevo, non mi ricordo il nome, comunque quello ai carboni attivi che avevo preso sempre lì in offerta. Adesso in offerta c'era questo qua. C'era la scelta limone o aceto. E ho scelto aceto, sgrassa ed elimina gli odori. Ho preferito al classico limone che mi ha un po' scocciato. E poi per me, un po' per tutti, volendo anche per Ricky, tanto è una cosa abbastanza neutra, però insomma, l'ho preso per me. Zero parabeni, zero coloranti, zero alcol. Per una pelle più morbida sarebbe un bagno schiuma. Infatti ho sbagliato, io ho la doccia, quindi devo prendere il bagno doccia, però vabbè. È un po' più grande questo qua, ce n'è 750 dentro. Vedete qua. E mi piaceva la profumazione, sa proprio di sì, di cocco, buonissimo. Io amo il cocco. Ok, quindi questi sono gli acquisti fatti da Tigotà. Vi dico magari giusto qualche prezzo che immagino siate curiosi, però alcuni ve li ho detti. Allora, la carta igienica 1,75, il deodorante 1,99, come vi avevo detto, spugna 99, spicca e spanna 88 centesimi, che sarebbe questo qui che vi dicevo al talco. Poi il dentifricio 99, gli assorbenti 2,79, lo svelto 79, quello per i piatti, il melaceto 95 centesimi, Aurora bobina monorotolo. Ah, è vero, ho preso anche la bobina a rotolone gigante, che non abbiamo già aperto, quindi non ve l'ho mostrata. Comunque un rotolone per Nala e si può usare anche per gli alimenti, 1,99 ma era gigante. Poi quello al cocco 99 centesimi, il deodorante da uomo 1,99, vabbè, il sacchettino e il filo interdentale gratis. Quindi in totale abbiamo speso 17,13 euro. Ora passiamo a Universo Bimbo. Dove, essendo che siamo andati a fare tutti questi giri il giorno che Alessandra ha fatto il vaccino, non abbiamo resistito e le abbiamo preso un regalino. Guardate quanto è carina la sua prima pentola! Cioè, io sono impazzita quando l'ho visto, ho detto no, dobbiamo prenderle questa. Dai 6 mesi, quindi lei ha quasi 8 mesi praticamente, perché il 7 di novembre farà 8 mesi, adesso ne ha 7, quindi perfetto. Sentitela lì. E Gino il pentolino, e insomma, o Gina la padellina, insomma, e visto che era femmina, direi Gina la padellina. Beh, carinissimo comunque, ragazzi. Io sono impazzita quando l'ho visto. Ovviamente suona. Adesso ve la volevo far vedere accesa, ma
Non mi ricordo come si accende, l'aveva fatto Ricky quel giorno al negozio. Vabbè, poi in qualche... Ah, eccolo qua, aspettate. Vediamo se ce la faccio, no, mi sa che non ce la faccio. Ce la faccio? No, non ce la faccio. Niente, ve lo farò vedere poi, non vorrei spaccare. Ah, ok. Ce l'ho fatta. Che carino, però penso faccia più cose perché c'è più levette, vedete? Devo poi capirmelo bene. Comunque mi piace, mi piaceva tantissimo l'idea del suo primo pentolino. Poi bando alle ciance, perché io sapete che poi mi sciolgo, mi perdo in queste cose. Allora, della Nipiol 4 vasetti vitello stavano in offerta. Poi ho preso, ops, anche qua scontrino che dopo controlliamo, 4 vasetti, qua invece è manzo, poi la merenda dei bambini, yogurt e biscotto, questo qua gli piace tantissimo, è una specie di budino. E di questi ne abbiamo presi due, sempre yogurt e biscotto. Poi abbiamo preso le salviettine della Chicco, detergenti, 72 pezzi, stavano in offerta, dopo vi dico il prezzo, 1,40 euro mi pare. Dove l'altra? Ecco qua. Adoro quei pacchettini con il cosino in plastica, non tutti ce li hanno, però solo se stanno in offerta, altrimenti quelli così costano di più. Poi qua c'è un litro, sì, una bottiglia da mezzo litro di Aptamil 2, come sempre, una l'abbiamo già utilizzata, ne abbiamo comprate due, e 6 vasetti di pera. Certo, per 100% frutta selezionata. E questo qua anche stava in offerta. E mi pare basta, perché poi qua c'è il volantino che prendo sempre da guardare e lo scontrino. Allora, qui invece, vediamo se riesco a dirvi qualche prezzo. Allora, le salviette costerebbero 2,48 con 1 euro praticamente di sconto. Sì, infatti ricordavo bene, 1 euro è qualcosa, 1,48 euro. Poi omogenizzati 2,29, ma anche qua c'è lo sconto. E il giochino 11,90, e la bontà non mi ricordo cosa sia, boh. E il latte per 3 litri 1,89 l'uno. Abbiamo speso 32,39 euro. Quindi questo è lo scontrino di Universo Bimbo. Quindi spero che... Mi sta venendo un crampo alla mano. Spero che questo video Universo Bimbo e Tigotavi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia. Ci vediamo alla prossima. E scusate l'assenza, è un periodo un po' complicato. E appena risolvo tutto, insomma, tornerò attiva anche con i vlog. Un bacione grande. Ciao.